Una marcia è iniziata questa mattina dalle fonderie di Fratte in via dei Greci per raggiungere il centro della città e piazza Portanova. Questo nelle previsioni del corteo dei dipendenti dello stabilimento di proprietà Pisano, scesi in piazza per chiedere di poter tornare al lavoro fino alla delocalizzazione per non perdere le commesse e non restare senza stipendio. Ma la marcia verso il centro della città di Salerno ha registrato una tappa fuori programma durante il percorso, con un blocco durato circa un quarto d'ora in prossimità dell'incrocio di Corso Garibaldi, poco distante dal Palazzo del Tribunale di Salerno. A gran voce i lavoratori chiedono di lavorare. Se la fabbrica non sarà riaperta, la proprietà potrebbe avviare la procedura di mobilità e quindi quella del licenziamento. Le amministranze hanno detto di voler venire da questa parte, non di bloccare, si voleva passeggiare sopra le strisce. Comunque il discorso è un altro, è che le persone sono esasperate, i bambini, le mogli, sono 7-8 mesi che siamo proprio in un calvario, non ce la facciamo più. Adesso poi vediamo che da questa parte non abbiamo risposta, dalla parte dell'azienda si paventa il rischio della mobilità e quindi non ce la facciamo più. Adesso bisogna prendere delle decisioni, chi ha le competenze deve prendere le decisioni. Secondo noi i presupposti per poter lavorare ci sono, c'è la volontà da parte dell'azienda, il governatore della Campania si è dimostrato, cioè più chiaro di come l'ha detto il governatore penso che non si possa essere. Quindi, che cosa si aspetta? Si aspetta di farci morire? Il vostro timore è che l'azienda davvero possa non riprendere più le attività al di là, insomma, dell'attività legata alla delocalizzazione? Sì, perché noi abbiamo visto un poco i grafici aziendali, abbiamo visto che fino adesso secondo me siamo oltre il 30% delle perdite di commesse. Ma questo 30% può raddoppiare e triplicare in pochissimi giorni, perché la CNH, la Fiat, ha ripreso il lavoro. Se non gli mando i pezzi, i trattori lei li deve fare. Quindi andrà da una persona che gli farà questi pezzi. È solidale con noi, ma deve continuare a lavorare, non può morire insieme a noi. E quindi nel giro di pochissimi giorni ci ritroveremo con il 100% della perdita di commesse. Quindi l'azienda sta valutando le sue cose e ci ha detto che ha intenzione di aprire la procedura di mobilità. E quindi noi questo non lo possiamo accettare. La mobilitazione di questa mattina, ora che cosa vi attendete? Ma non ci attendiamo, che chi deve prendere delle decisioni le prende in tempi rapidi. Cioè solo questo noi ci aspettiamo, cioè, non possiamo stare altri 10 giorni così. Cioè bisogna prendere una decisione. Questa azienda ha dimostrato di poter lavorare in sicurezza, questa azienda ha dimostrato di voler lavorare a scarto, cioè a basso regime, di lavorare 4 giorni a settimana, ma rimaneteci quel poco di ossigeno per poter portare anche la delocalizzazione avanti, lavorando anche a ritmi molto più bassi, possiamo preservarci i clienti e poter andare alla delocalizzazione, ma se l'azienda chiude la delocalizzazione non avverrà più, non ha più senso.